Continuiamo con la nostra rassegna delle partite e veniamo al terzo 0-0 della Serie A. Quello fra Torino ed Ascoli, che suona merito dell'Ascoli, no Castellotti, dato appunto il pronostico. Ma sì, ma si possono dire molte cose su questa partita. Io direi soprattutto questo, è incredibile come oggi il Torino non sia riuscito a vincere contro l'Ascoli. Ha fatto molto gioco, pensate, ha creato una quindicina di occasioni da rete, 5 o 6 decisamente clamorose, ma per fatalità, per imprecisione finale, per precipitazione, il pallone non è mai entrato. L'Ascoli dal canto suo ha opposto un vero e proprio catenaccio, si è difeso generosamente, ha fatto anche troppo dato che era decimato da infortuni e squalifiche. Vediamo qualcuna di queste opportunità per il Torino. Questa ad esempio da Comi a Zaccarelli, pallone finisce a Schachner, poi colpisce il palo e torna in campo. Poco dopo ancora il Torino in azione, Caso, Hernandez e la parata del portiere ascolano Muraro. Qui invece l'opportunità finale è per Galbiati, ma niente da fare. Poco prima del riposo, per Dossena, si libera di 2 avversari, il pallone finisce fuori. Nella ripresa la continua pressione granata è interrotta da questa azione ascolana, Greco, uscita di Terraneo e pallone fuori. Ho concluso da Torino.